Mario Regazzi, la mia attività è stata collegata alla responsabilità di un laboratorio di farmacocinetica applicata in ambito clinico presso il Policlinico San Matteo di Pavia e come vicepresidente del Comitato di Bioetica sempre di Pavia. L'attività attuale è legata al potenziamento dell'applicazione della farmacocinetica, favorire l'applicazione della farmacocinetica in ambito clinico attraverso la Società di Farmacocinetica e Biofarmaceutica Italiana che promuove l'incontro tra diverse competenze in ambito ospedaliero e clinico, laboratori, farmacologo, clinico, infermieri. Sicuramente l'attenzione è stata ottima e veramente con piacere ho visto l'attenzione verso argomenti che spesso non sono considerati con la dovuta attenzione, qual è lo schema posologico di un paziente, il protocollo e la lettura di un protocollo dal punto di vista farmacologico e farmacocinetico. La terapia del futuro, che è una terapia individualizzata e quindi per ogni singolo paziente, richiede un'attenzione al paziente e una consapevolezza del paziente di cosa si deve aspettare. L'aumento della competenza del paziente in ambito farmacologico è importante perché può essere determinante nel porre il paziente davanti alle terapie al medico in modo diverso da come si propone attualmente, sia in termini di sperimentazione e comitato etico, quindi più attenzione a cosa dice il protocollo, alle procedure che vengono eseguite, perché conoscendolo può chiedere le informazioni giuste e che possono anche evitare sorprese o cose o situazioni che magari non desiderava e soprattutto anche una maggiore conoscenza nel momento in cui poi deve applicare delle terapie da solo, quindi senza più essere seguito giorno per giorno dalla clinica o dall'ospedale. Quindi una maggiore conoscenza del paziente è fondamentale se il paziente poi desidera anche avere una migliore terapia e anche una minore soggezione dal punto di vista di quello che la clinica, il clinico dice, una maggiore consapevolezza che deve avere delle risposte precise se le conosce le domande. Assolutamente, l'aderenza terapeutica per alcune terapie, ricordo l'inizio della terapia anti-HIV, è stata determinante. Avevamo proprio l'effetto spazzolino a denti, cioè pazienti che non prendevano il farmaco, lo prendevano solo qualche giorno prima di andare alla visita del medico. La farmacocinetica era una delle strategie per misurare le concentrazioni del farmaco nel sangue e capire se il paziente aveva assunto il farmaco unitamente ad altri metodi di indagine che il clinico applica per capire se il paziente ha preso il farmaco o no. La compliance del paziente è strettamente legata alla conoscenza che lui ha della responsabilità che lui ha nella terapia, nell'eseguire la giusta terapia.